Solveig D'Assunta, attrice, direttrice e doppiatrice. Non siamo in Spagna, ma siamo nella splendida cornice del quartiere Prati. Signora, per la storia del doppiaggio, a quando risale il suo esordio nella sua carriera? Allora, il primo doppiaggio l'ho fatto alla SAS, un film siciliano, non mi ricordo, ambientato in Sicilia. E naturalmente, siccome mio padre è attore conosciutissimo, Rocco D'Assunta, siciliano, allora dissero se potevo fare un provino, l'ho fatto, l'ho vinto e ho fatto questo primo doppiaggio. Dopodiché, ho fatto un doppiaggio molto molto importante perché io ho girato un film con Blasetti che si chiamava L'io là e le due protagoniste erano Anouk Aimée e Giovanna Ralli. Blasetti mi stimava molto e mi ha fatto fare il provino su una e sull'altra. Dopodiché ha detto le doppia tutte e due. E Baccarini, che era assistente anche lì, disse no, ma come si riconosce? E Blasetti gli disse no, non si riconosce. E difatti così è stato, le ho doppiate tutte e due e non ho cambiato, anche loro erano con l'accento siciliano, non ho tanto cambiato la voce quanto l'interpretazione, diciamo. Una era più dolce, l'altra era più dura. E per cui questo è stato un top, un mio occhiellino, fiorellino. Poi c'è l'occhiellone che sarebbe il Gattopardo. E prima di arrivare al Gattopardo, cosa pensa di questa particolarità tutta italiana dove le attrici italiane si fanno doppiare? Questa è una disgrazia che noi subiamo dal neorealismo, per cui io posso dire sì, bravo De Sica, però De Sica ha fatto una cosa e gli altri ne hanno fatta un'altra, cioè hanno fatto una brutta imitazione, nel senso che fai un esperimento, gli altri tutti quanti, allora si può fare, acchiappiamo qua e là. Ed è stato un peccato, perché adesso che è un disastro. Almeno a mio avviso, per carità, poi sono tutti straordinari, meravigliosi, eccezionali, però io sento delle cose anche del doppiaggio, perché si è imbruttito anche il doppiaggio, purtroppo. Gli attori non ci stanno più. Il professor Dicola sostiene che da quando le attrici italiane non si fanno più doppiare, il doppiaggio italiano è entrato in crisi. Ma non è tanto che la crisi è nata perché le attrici si doppiano da sole, ahimè. Posso dire, perché purtroppo la percentuale è alta, non sono attrici, sono belle ragazze che decidono di fare le attrici e questo qua non va tanto bene. Almeno, cioè, io non sono mai stata nazionalista, sono stata sempre un po' esterofila, anche perché vedo che all'estero queste cose succedono molto, molto meno. Cioè, le attrici sono attrici, le attrici sono attrici e fanno le attrici in teatro, in cinema, doppiaggio anche, perché hanno imparato a doppiare anche all'estero, però insomma le belle ragazze sono belle ragazze, punto, e vanno doppiate a mio avviso, ma la crisi del doppiaggio è che ormai il doppiaggio è in crisi perché dopo l'ondata Berlusconi che ha portato sul mercato, aiuto, è stata una moda, questo mare di roba orrenda soprattutto, molto, molto brutta la maggior parte, tutti si sono messi a doppiare. Adesso il lavoro è diminuito, c'è la crisi del doppiaggio, non è tanto perché le attrici parlano da sole, ma proprio perché non c'è più lavoro e si sono improvvisati tutti doppiatori e direttori. Perciò c'è una marea di gente disoccupata che non sa più che fare. Io quando ho visto che le cose stavano andando veramente male. Ci torneremo alla Spagna, ma adesso non possiamo non parlare di un grande classico, Luchino Visconti e il Gattopardo. Ah, mio amore, allora, Luchino Visconti ha fatto, quello l'ho fatto con la CD era il Gattopardo. Luchino Visconti, vabbè, quando l'ho conosciuto mi sono innamorata pazzamente di lui perché era un uomo di un fascino straordinario, meraviglioso, e ha fatto non so quanti provini. Il discorso era che la signora Cardinale che si vanta di aver fatto il Gattopardo, non vale, non vale, non vale, sono io, è la mia, la voce, la mia. Lui voleva appunto un siciliano, siccome io ho sempre fatto un siciliano, non un siciliano quello delle macchiette, perché spesso, spessissimo,
una mia amica Lina Vermuller, che io adoro, però lei il siciliano lo vede un po' uora uora, devo fare il ribotto, mentre il mio è sempre stato un siciliano morbido, cioè diciamo il siciliano di Palermo, il siciliano dei signori. E siccome a Visconti gli serviva il siciliano dei signori, io ho vinto il provino e devo dire che è stata un'esperienza bellissima, perché insomma ho lavorato con una persona straordinaria che poi non ho avuto occasione di frequentare, con tutto che lui mi invitò moltissimo a casa sua, perché io ero molto spaventata, perché mio padre mi teneva molto, oddio, pericolo qua, pericolo là, ero spaventata di tutto, non sembra, no? Perché sono perché ero molto sempre così espansiva, però oddio, chissà che mi faranno, niente, non mi faranno niente. Per cui niente, però è stato un conoscere bene, però ho conosciuto persone straordinarie, perché Blasetti, per esempio, un regista meraviglioso, con lui c'è una storia, vabbè, ma questa intervista dovrebbe durare 5-6 ore, però, perché c'è tutta una storia dietro, io potevo essere una molto importante, perché ho avuto una proposta molto interessante da un produttore molto famoso, però sembrava mio nonno e non ce l'ho fatta. Nonostante ciò, la sua carriera prosegue con tanti successi, ma quando risale il primo incontro con Fellini? Il primo incontro con Federico Fellini si risale a teatro, perché io facevo teatro con mio padre e lui mi venne a vedere come in quel periodo io avevo 20 anni, ero bello assai e bravo assai, e vennero a vedermi tutti i registi, Germi, tutti quanti. Poi Gassman, poi mio padre non mi ha mandato con nessuno, perciò è inutile che mi sono venuti a vedere. Questa è un'altra parentesi. E lui sì, lui mi ha conosciuta lì, però per molto tempo non abbiamo avuto occasione di incontrarci. Ci siamo incontrati per la prima volta come doppiaggio in Roma, perché come al solito io faccio tante voci e cambio sia il dialetto che la voce. E lui mi usava sempre, allora non voglio dire il nome di chi c'era come direttore, però il direttore gli diceva basta, non la fate venire, no? E lui disse, lui faceva l'imitazione divertita di Fellini, diceva ma Solvina perché non c'è Fellina? Solvina perché non c'è Arturno? Dice no, ma perché se no, no io voglio Solvina, se no non doppio, portatemi Solvina. E allora io per esempio nel bordello di Roma ne faccio 5-6, una è siciliano, una è un bolognese, l'altra è romano, l'altra è cosa, perché ci divertivamo insieme. E Federico mi ha fatto 44 disegni autografi. Che sono delle opere d'arte. Che sono delle opere d'arte che io in un momento così ho venduto all'asta di Cristi, non tutte, ne tengo qualcuna, anche perché sono dei disegni molto particolari. Tant'è vero che avevo fatto una premessa in quest'atta dicendo potrebbe sembrare che ho avuto una storia con Fellini, ma non è così. Lui aveva questa cosa di disegnare questi enormi membri, per cui c'erano dei cartellini dove soldi, ditemi dove soldi. Molto divertenti, devo dire. E con lui ho cominciato, tutti i suoi l'ho doppiato io, la gigantessa di Casanova e nello stesso tempo Olimpia Carlisi ho doppiato in Casanova. Di nuovo, sempre 2, 3, 4 a Marcord, vabbè, lo sappiamo. prova d'orchestra anche lì 3, 4, adesso non mi ricordo più neanche che erano, perché e la nave va, insomma. La nave va, ma che lui appunto diceva io e Lionello, Oreste e Lionello e Sol, dove vado, Orestino e Solvina e gli altri basta, tutto di seguito. I doppiaggi di Federico Fellini sono i doppiaggi della CVD. Come entra a far parte di questa società? Dunque, nella CVD entro, e dico questo episodio molto carino, perché la CDC mi aveva fatto la proposta di entrare. Renato Turi mi disse, vuoi entrare alla CDC? Perché lui era... no, devi entrare alla CVD. E vabbè, allora siccome io Renato lo conoscevo da quando ero ragazzina che facevo la radio, con lui facevo la voce della radio. Sì, esatto, facevo Avanti Tutta, che era una cosa per gli stranieri. E lui mi disse no, vieni socia da noi, entra socia da noi, e cioè sono entrata
così, per far dispetto alla CDG, in effetti. Una scelta, diciamo, coraggiosa, perché all'epoca sì, la CDG sì, perché era più molto importante. Più potente. Coraggiosa da una parte e dall'altra, non so, ho fatto bene o ho fatto male, ma poi sa, tutto passa. C'è una cosa bella, una poesia spagnola che dice: todo passa e todo queda. Ma al passé, ti volti, non c'è niente. Come le orme sul mare. Un episodio divertente sempre con Federico. Allora, vado a Cinecittà per doppiare, non mi ricordo che, fra i tanti. Tutti quanti, poi c'è il maestro, c'era questa cosa divertente e lui era Fellini, la sciarpa, il cappello, diceva: Federico, namo, forza. Allora, quando entravano, maestro, sì, lui era così, Solvina, c'era la berlina, maestro, l'accompagniamo a casa, no, ma accompagna Solvina, c'avevo la mini, cioè entra in macchina e ginocchia in bocca. Andiamo piano piano, dopo un po' fa, Solvina, ma io e te siamo stati a letto insieme? Dico: no, Federico, non me lo ricordavo. Però sai, a Giulietta gli piace tanto, lo sai? Detto, lo so, certo, lo sa, perché sono una brava ragazza, non ci provo. Sì, Giulietta Masina, dico, brava ragazza, lo sa che non ci provo. Il mio amico Federico, una cosa divertente di Federico è che lui riscriveva sempre tutto al doppiaggio, no? Per cui c'aveva una calligrafia terrificante. Federico, qua non si capisce niente. E lui: tutti i geni scrivono male. E io: pure i dottori, stronza! Che carino questo episodio. Questa è una delle cose. E se Federico Fellini considerava il doppiaggio un elemento quasi naturale dei suoi film, lei presta la voce anche in un film che non avrebbe bisogno di doppiaggio, Bianco, Rosso e Verdone, dove interpreta il personaggio di Magda. Non se la faccio più. Come nasce l'idea? Nasce da Verdone. Da Verdone, che mi dice: perché non la provi tu questa cosa? Perché io c'ho anche il direttore di quel film. Cioè, perché non la proviamo insieme? L'abbiamo provata, è venuta e è rimasta nei secoli. Ma Verdone si autodoppiava? Sì. Quindi diciamo c'è stato una colonna unita. Sì, sì, sì. È diventata un'interpretazione memorabile, amatissima, piccatissima tutt'oggi. Che è un simbolo della povera donna tartassata. Verdone in un'intervista l'ha definita come la più grande esperta italiana di dialetti. Da dove nasce questa sua familiarità? Ma questa, diciamo che è una mia capacità innata, perché per esempio anche nello spettacolo che ho fatto prima di emigrare con Lina Vermuller, io parlavo in toscano e ho sempre avuto questa capacità di imitare. Io ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica e c'avevo vari compagni d'Accademia che venivano da vari luoghi d'Italia, per cui avevo una mia cara amica che era fiorentina, io parlavo perfettamente fiorentino, ho fatto lo spettacolo con Lina, che era Storia d'amore ed anarchia, parlavo, quando è andata a Firenze mi ha detto: oh signora, di dov'è lei? Di che zona è di Firenze? Dico: veramente io so di Roma. Come un po' essere, sì, può essere, sono fiorentina, però lo parlo bene, difatti lo parlo bene, tutti quanti i dialetti, vero? Quello che non parlo benissimo è il milanese. Milanese non mi viene tanto bene, però veneziano, pugliese, siciliano va bene, lo sappiamo, fiorentino, che ci abbiamo altre? Va bene. Un grande bagaglio, repertorio dal quale pescare ogni volta. Sì, ormai non pesco più, sono in pensione. La scelta di trasferirsi in Spagna legata al mondo del doppiaggio? No, devo dire che la mia... Prima idea era di mettere l'oceano fra me e l'Italia e volevo andare in Brasile. Poi ho un figlio che vive a Madrid, il quale mi ha detto: e tu se vai laggiù io come faccio? E allora ho detto: vabbè, andiamo in Spagna. Questo è stato conseguente, perché io volevo andare in Brasile veramente. Quando sono stata in Brasile sono stata due volte. Una volta sono stata a Praia de Pipa, che è un paesino delizioso che adesso dopo 7 anni è diventato chissà che, però dove non c'erano favelas, perciò ho visto una Brasile che mi piaceva. Quando sono andata a Salvador de Bahia mi ha preso l'angoscia, perché sono chilometri e chilometri di favelas. Io lì sono una ricchissima, non è vero,
sono una medio borghese, però mi hanno detto se lei viene qua con tanti mobili vengono con le pistole e allora ottiene due cani da guardia e due guardiani. Ho detto, io esco dalle sale di doppiaggio e mi vado a chiudere dentro una casa. E allora ho detto, vabbè, lasciamo perdere, questo è. È recente però un suo ritorno nel mondo del doppiaggio, gradito e onore a chi l'ha scelta, anche rispetto a tanti appassionati. E infatti, parlando di ritorni, lei per la CVD è la voce di Sally Spectra, ma fu scelta dal direttore o vinse un provino? Lo sa che non me lo ricordo, sinceramente, non me lo ricordo. Non so se ho fatto un provino, anche perché in effetti all'interno della CVD la potevo fare solo io. Ma non perché dicevi non c'erano le altre, no, ma perché sono sempre stata una, da una parte un pregio, dall'altro meno. Nel senso, dico una cosa per dire, io doppiavo sempre le negre, perché ho la voce da negra, quando invece ho doppiato delle cose, Magda, la voce da negra non ce l'ha, però c'era questo concetto. Poi la negra era protagonista, la doppiava un'altra, e io doppiavo invece una biondina, perché quella voce lì, chi me la fa? Non me la fa nessuno. Allora, da una parte, bene, dall'altra, meno. Però, insomma, Sally l'ho fatta perché ho detto, vabbè, lo fa Solveig, fa il provino. Non me lo ricordo se ho fatto il provino, perché non so se hanno mandato i provini in America oppure se è stato deciso. Comunque era, quando l'ho doppiata era Rai. Sì, poi passato al canale 5. E a breve Sally tornerà in Beautiful. Vuole anticiparci qualcosa? Già. Ma questa cosa strana, già avevo fatto l'anno scorso la voce di Sally su un quadro, un ectoplasma. Questa volta c'è stato un quadro e poi c'è una scena proprio che hanno preso dalla Rai, per cui Sally giovane, fra l'altro, che ho fatto, già l'ho fatta oggi, che parla, non ho capito, perché siccome c'è tutto, mi hanno spiegato, perché uno ormai non sa più niente, no? Dice, che succede? Anello numero 22, di che episodio? 4, ah, chi l'ha fatto? Chi è? Adesso è diventato, cioè il doppiaggio, prima era una parte, diciamo, professionale artistica, adesso no, adesso è una catena di montaggio, aiuto, una catena di montaggio brutta, perché ognuno, ormai c'è stata questa cosa importata dagli americani, cioè gli americani io non li amo, anzi non li amo per niente, devo dire. Sia per la crisi che hanno portato nel mondo, che Obama dice che è colpa dell'Europa, per cui parliamone, ecco, sia perché li ho conosciuti facendo il doppiaggio, facendo il direttore, e hanno portato questa cosa del consulente che viene a dire delle cose idiote, perché sono idiote, perché il rapporto, a parte gli americani, il 90% sono idioti, mi dice una cosa che detta in italiano non esiste. Allora io ho fatto solo due film di Woody Allen come direttore, perché col consulente non mi sono trovata, gli dicevo no. Ricorda quale titolo, quali film? Sì, il primo Ombre e Nebbia come direttore, e il secondo Mariti e Mogli, dove io ho doppiato meravigliosamente, ve lo dico, mi faccio i complimenti da me. Per cui vengono questi imbecilli e ti dicono, ah no, questo qua sarebbe meglio dirlo così. Dico, no scusa, in italiano questo se lo diciamo non vuol dire niente, non si capisce. Allora, non obbedisce, perché ormai, no, viene quello che prendono, per esempio uno che sino a 2 anni fa faceva il barista, adesso fa il consulente, viene là e ti dice questa voce non mi piace, e io dico attenzione che è uguale all'originale, se non mi interessa a me non mi piace, e piace a me, e a te non ti piace, ma io lavoro meno però, certo. Perché non dico ma come ha ragione lei, ma che bravo, siccome io per tutta la mia vita questo non l'ho mai fatto, sono felice di quello che sono. È anche un valore artistico da preservare. Devo dire, io sono io, sono il direttore, ho la responsabilità, ti dico io, ok? Allora, sono più fiera di, come attrice di The Rose, con Bette Midler, che è il primo film che ha fatto Bette Midler, con la direzione di Fede Arnaud, scomparsa, bravissima direttrice di doppiaggio, io ho stimato tantissimo. E devo dire che quello è stato un momento del doppiaggio ancora più del Gattopardo, devo dire, che io ho fatto quel doppiaggio come se avessi fatto uno spettacolo, perché sono veramente entrata talmente in lei, diciamo, che ero lei,
che, come mi ha detto lei, la Federnaud, è venuto il regista americano mentre doppiavo. E non me l'hanno fatto conoscere perché io stavo facendo la scena quella di quando lei sta al telefono che è drogata, non l'ha disturbato, ho detto no, perché lo volevo conoscere, non perché servisse a niente, perché mi faceva piacere. Quella è stata la cosa più. Poi va bene, ho fatto anche Storia di Piera, molto bello anche quello, però Rose mi è rimasto nel cuore. Come direttore c'ho due cose che mi sono rimaste impresse. Uno è Face Off, dove io ho messo Claudio Capone su Travolta, che normalmente lo doppia Sorrentino benissimo, però io ci ho messo Claudio, che l'ha fatto meravigliosamente bene secondo me, perché era lui, era proprio lui, e devo dire lui era bravissimo. E un altro che è Scheggi di paura. Due film molto amati dalla mia generazione, ma partiamo da Face Off, dove c'è uno scambio di ruoli e ovviamente ciò è stato riproposto anche al doppiaggio. È certo. È la grande magia. Certo, difatti quando la bravura di Claudio era di essere dolce e riuscire a essere cattivo. Cattivo quando era cattivo, era cattivo, era bravissimo. Una grande scommessa, visto che Capone era ormai legato alle grandi voci narranti. Esatto, il povero Claudio è stato sempre un po' castigato perché appunto faceva Quark e le cose, per cui c'era un po', sai che cosa c'è? C'è questa brutta cosa di incasellare un po' le persone, no? Incasellarle. Certo, Claudio ha fatto tante voci fuori campo, però era un bravissimo attore, è stato un grande dolore, morire a 55 anni così male, è stato un grande dolore. Invece Scheggi di paura è tutto merito mio se Massimiliano Manfredi oggi fa lui. E lì è stato per esempio una mia impuntatura con il committente, persona deliziosa, che però aveva scelto, perché abbiamo fatto il provino sul cattivo e il provino sul buono. E questo, non faccio il nome, tanto lui lo sa che cos'è, aveva scelto numero uno e il numero quattro, dico guarda che sono due persone diverse, dammi retta, e questo è quello che uno come direttore non deve fare, dammi retta, falla fare a Massimiliano, che lavorandoci Massimiliano poi la parte del cattivo la fa benissimo. Dice no, ma io lo sento più, sì, sul dolce, chiaro, è ovvio, lo conosciamo, fa le parti dolce, però credimi che fa benissimo la parte quella finale che è terribile, ma ha dato retta, poi dopo un po' di tempo non ci ho più lavorato, però... Però si è rivelata felice scelta. Un bravo direttore dietro, sì, fare miracoli. Sì, secondo me sì, solo che ormai oggi il direttore non c'ha più il potere di fare nulla, poco o niente. Sì, è corta e lunga, fammelo. Anche perché ognuno parla per conto suo, ma si può recitare ognuno per conto suo. Cioè questa è un'usanza americana, una malefica usanza americana, di fare le colonne separate, che io detesto, perché se io recito mi intono con chi sta vicino a me e si capisce meglio, non è vero che quando missi è meglio, non è vero per niente, perché io abbasso il tono, lo alzo secondo chi mi sta vicino, capito? Ma questa è una cosa, sto parlando di un doppiaggio d'antiquariato. Si perde però quella dimensione corale, diciamo. E poi no, si perde la recitazione. La compagnia teatrale, diciamo, in sala. Esatto, si perde la recitazione, si perde il recitare. Spesso riceviamo tanti messaggi di giovani che vogliono intraprendere questa carriera. Dai, chi vanno? No, qual è il consiglio migliore che sentirebbe di dargli? Di lasciare perdere. Il mio consiglio di lasciare perdere, ce ne sono troppi e troppi, a parte che ci sono troppi mascalzoni che rubano il denaro e non insegnano niente. Io so che fanno lezioni di doppiaggio a casa col monitor, cioè non è questo. Scuola di doppiaggio non c'è. Io ho fatto degli stage due o tre, però poi ho detto non ne voglio fare più, perché arrivano delle persone che loro pensano che il doppiaggio sia un'altra cosa. Prima devi essere un attore, questo è il mio concetto, ma perché è la realtà, perché adesso li senti, ci sono dei doppiaggi ignobili, perché? Perché non sono attori, pensano che il doppiaggio sia una cosa a parte. Io mi sono trovata in questi stage che ho fatto delle persone, ma mai recitato? Dice no, perché? Come no, perché? Deve recitare, in più c'è una difficoltà che deve cercare di adeguarsi
alle pause di quel signore che recita in un certo modo e cercare di essere come lui. Sto sempre parlando di un doppiaggio d'antiquariato, perché questo è. Diciamo di un doppiaggio fatto bene. Un doppiaggio fatto bene è io ascolto, io almeno quando facevo l'attrice, ascoltavo quella persona in inglese che c'ha. Le intenzioni sono quelle, ma le intonazioni non sono quelle. Se tu invece lavori sempre con la cuffia, prendi l'intonazione americana ed è uno schifo, non è la tua intonazione, l'italiano c'ha altre appoggiature. Per cui la senti una, due, tre, capisci l'intenzione e poi con la tua professionalità la riproduci, la fai quella. Questo è un lavoro che ho fatto nel film di Woody Allen, di cui sono molto orgogliosa, che la sentivo una, due, tre, quattro, cinque, non si può fare, no? Perché non c'è tempo, ti dicono dunque, entro così dobbiamo fare 250 righe. Si perde quell'attenzione alla qualità, ma se il doppiaggio è peggiorato, come mai i critici fin da tempo parlano male del doppiaggio? Ma prima c'era questa, cioè i critici hanno una facoltà, cioè parlavano sempre male del doppiaggio, ma non è che dicevano fate parlare gli attori, prendete gli attori, non doppiate, io sono d'accordo. Mio padre per esempio è morto prima, se avesse saputo che io facevo la doppiatrice mi avrebbe uccisa, perché lui si è sempre rifiutato di doppiare, perché diceva no, il doppiaggio rovina il lavoro dell'attore. Ma non è tanto il doppiaggio che ha rovinato il lavoro dell'attore, sono i registi che hanno rovinato il lavoro dell'attore, perché negli altri paesi prendono gli attori che fanno sia al teatro, qui per esempio se tu vai, mi confondo nel parlare perché mi enfado in spagnolo, c'era una ragazza per esempio nell'ultima compagnia che ho fatto che mi diceva Solve mi dai una mano che devo fare un provino, io gli ho detto no, non te la do, perché quando vai lì ti dicono ma lei ha recitato. Cioè capito, è diventata una disgrazia, tu vai in televisione a fare un provino e ti dicono ma lei ha recitato, tu devi andare lì, devi fare, allora ti pigliano. Questa è una cosa orrenda italiana, perché io sto vedendo, sono stata in Brasile e guardavo la televisione, dai bambini, tutti bravissimi, sono professionisti, lavorano. Perché qua non può essere così? Io vedo molto spesso che i bambini sono bravi qua quando vedo qualche fiction. Poi dopo perdono. Esatto. Perché si devono anche abbassare. Esatto, no? Devono abbassare il livello perché c'è quello che fa il protagonista e allora che poi perché devi parlare romano? Perché? Abbiamo una lingua meravigliosa. Meravigliosa, la parliamo solo noi. Perché non la vogliamo parlare più? Cosa pensa dei registi italiani che parlano male del doppiaggio ma poi lo usano massicciamente nei loro film? Penso malissimo, perché invece di parlare male del doppiaggio potrebbero non doppiare i loro film prendendo degli attori. Semplice, no? È come l'uovo di Colombo, prendete degli attori, dice no, ma gli attori sono falsi. No, se prendi dei cani, certo, ma siccome ci sono dei buoni professionisti, ragazzi giovani bravi ci sono, ma fanno un po' di teatro e poi non possono fare altro, perché appunto se vanno a fare un provino dicono ma lei ha fatto teatro, capito? Come una maledizione, quando dovrebbe essere una cosa. Poi tu un regista bravo gli togli magari quell'impostazione che non ti piace, se sei un bravo regista, se sei un cretino, sei un cretino, appunto. Penso alla battaglia voce e volto, lei prese posizione già all'epoca? No, perché la trovavo una cosa stupida, perché era inutile, perché tanto non serviva a niente. Il primo, che io sono andata, mi ricordo una riunione famosa a Via delle Botteghe Oscure su questo fatto, io gli dissi scusate, facciamo una battaglia voce voce, ok? Poi il mio amico Federico doppia tutto il film, allora tu glielo impedisci a Fellini di doppiare il film? Cioè no, come? Allora che cosa vuoi? Se lui fa tutto, lui per esempio c'è una cosa che dice Solvina adesso giro un film, perché non te fai vede? Dicevo Federico mi conosci che me faccio vede? Poi io la faccia mia a te non ti interessa, che c'ho una faccia normale. La voleva proporre anche come attrice quindi? Sì, lui diceva fatte vede, che no, non mi faccio vede perché tanto non mi prendi, a parte che mi conosci, ci conosciamo da 20 anni che vengo a farmi vede, perché lui faceva dal romagnolo, st'imitazione del romano, no? Fate vede, dico che mi faccio vede, Federico? Dico poi non ti piaccio, non c'entro niente, non c'ho due bombe così, non c'ho una faccia particolare, che ci vengo a fare? Da te? Punto.
Per cui, però, la battaglia voce volto, se tu i registi più importanti non lo fanno, con chi lotti? Che lotta fai? La lotta voce volto, allora che cosa vogliamo fare? Che non dobbiamo più. No? Ma noi siamo capaci di fare qualcosa, noi italiani? No. Cioè, ci sono stati dei grandi scioperi francesi. I francesi sono delle bestie. I francesi sono gli unici che prendono i diritti di replica del doppiaggio. Noi italiani, lo sapete che cosa fa l'America? Quando tu doppi, io per esempio ho fatto Alice, una serie che va ancora in onda su delle TV private, no? Molto carina, e ho fatto un'intervista con una intervistatrice americana, la quale mi ha detto: lei diventerà ricchissima. Ho detto: non credo, non credo proprio, perché non mi danno un centesimo. Cioè, come no? Sì, perché noi firmiamo per l'America, che è una cosa da colonia, che noi non ci dimentichiamo che abbiamo perso la guerra. Quelli non sono alleati, quelli sono conquistatori, e c'è una colonia e ci fanno firmare. Con questo doppiaggio la signora D'Assunta non ha diritto a nessun dire la replica, domani gli eredi sul satellite. Cioè, leggi una cosa che dici: ma che è? E firmiamo queste cose, mentre i francesi col cavolo che l'hanno firmata. Lei vive in Spagna, un paese dove si doppia. Male, molto male. Mai? È molto male, l'ho sentito i doppiaggi, perché lì sono poche persone che lo fanno, per cui ho sentito doppiaggi, magari so, vedo, che ne so, una ragazza doppiata da una voce, è una che ci avrà, non è tanto, io ho 70 anni, anzi 71, però non ho una voce vecchia, mentre c'è chi ha una voce anziana, e sento una voce anziana su una ragazza, io che sono abituata andrei lì a dire: no, scusi, facciamo un cambio, questa la fa lei. Diciamo, sono molto meno i professionisti che si radicano a questo mestiere. Lei è mai stata in una sala di doppiaggio spagnola e andrebbe mai a fare anche una comparsa, magari spagnolo, visto che lei è tanto esperta di No, dialetti. Perché no. Cioè, il doppiaggio, ripeto, l'ho fatto, c'è stato un bel periodo della mia vita, l'ho fatto bene, e poi io me ne sono andata perché poi non si faceva più bene, non era non solo più divertente, meno meno divertente, meno professionale. Perché? Perché arrivata a un certo punto della vita, una buona pensione, non meravigliosa, però buona, ho venduto la mia casa e sono andata. No, doppiaggio non lo farei. Mi piacerebbe non fare un film, che per esempio ho fatto una cosa carinissima, io non smetto mai, guarda che dura 8 ore questo film. Ho fatto una cosa molto carina, Cotti e Mangiati, con la regia di... che rimandano in onda sempre quella puntata perché è la mia e sono strepitosa. È divertente, con Insinna. Come attrice, con Insinna, no? Molto divertente. Mi piacerebbe conoscere, non so se va su YouTube, Almodovar. Almodovar mi piacerebbe conoscerlo, non tanto per fare una cosa con lui che ha delle attrici meravigliose e non c'ha bisogno di me, ma proprio per conoscerlo, perché umanamente è una persona che mi attrae tantissimo e sono sicura che riuscirei. Ormai la Spagna è parte di lei, si può dire. Sì, sì. Devo dire che io speravo che fosse molto diversa dall'Italia, no. Le radici sono quelle. Le radici sono quelle, i difetti purtroppo sono quelli. Sono quelli, però c'è una differenza, cioè vabbè che sono abituata a vivere a Roma sono sempre tutti incazzati, no? Tu vai in macchina, c'è traffico, per carità, anche a Madrid c'è traffico, però c'è traffico, in Spagna è più, forse è più araba in questo senso, no? Anche questo fatto della disoccupazione, soprattutto in Andalusia c'è una disoccupazione terribile, che si chiama il paro, no? Dico, mi ha perdito il paro, si è serrato il trabacco, però qualchiera. Cioè c'è più questa filosofia di qualcosa di buono succederà, c'è un po' più di serenità, questa è la differenza, che non è tantissima, però è tantissima. La filosofia un po' napoletana, diciamo, della giornata. Sì, della giornata, del vivere, loro dicono, si vive... Non si vive per lavorare, si lavora per vivere, che è diverso. E invece qua si vive per lavorare, perché se non lavori, hai capito? Cioè che fai? E lui mi dicono, che fai in Spagna? Niente, come non fai niente? Niente, è bellissimo non fare niente, la mattina via, la vita,
cioè tornando adesso andiamo addirittura a Buddha e Gesù Cristo, insomma, la vita è una, poi finisce. Quando corri, 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 fai soldi, soldi, soldi. Io ho una madrina di battesimo, anzianissima, eccetera, non voglio dire, però io mi ricordo, ho detto, ma cioè, il mio figlio non si sposa, non c'ha figlio, io a chi lascio tutto quanto? E io ho detto, lascialo a mio figlio, tuo figlio, è uno spendaccione. Io ho pensato, muore lei, muore il figlio, che c'ha l'età mia, arriva mio figlio, che già pure lui c'è. E tu pensi che da morta i soldi che hai guadagnato non li vuoi fare spendere? Cioè è allucinante questa cosa. Si muore. La vita è bellissima. Io ogni giorno che apro l'occhio dico intanto ho gli occhi, cammino. La voce. La voce. E poi l'ultima cosa, adesso io sto imparando il flamenco. E lo bello molto bene e sono molto contenta. Quindi, però una passione ecco nuovamente legata all'arte, sì, teatro, sì, musica, certo, la danza, anche perché mio figlio ha studiato danza, ha fatto un ballerino per qualche anno, adesso apre uno studio di Pilates a Madrid, per cui tutto quanto è sempre nell'arte, mio marito è un attore, per cui la comitiva è quella. Tornerebbe a teatro, non dico in tournée, però magari per qualche no ma anche sì, no, a teatro farei qualcosa se avessi una buona proposta, come il doppiaggio in spagnolo non ne parliamo, ma un bel film mi piacerebbe con un buon direttore. Allora lasciamo questa speranza ai nostri telespettatori e proprio a loro chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Allora io ringrazio tutti di questa intervista che dura una vita, però la vita è una ed è bella, e non so, io sto qua, anzi non sto qua, sto in Spagna. In Spagna ci sto bene, Almodovar, vorrei conoscere Almodovar, lui sì, lo voglio conoscere, gli scrivo, gli telefono, non lo so, Almodovar, chiamami.